In 10.000 hanno accolto ieri pomeriggio a Catanzaro Lido il fondatore del cammino neocatecumenale, Chico Arguello. I fedeli sono giunti da ogni parte del Mezzogiorno e da Malta. L'incontro è stato presieduto dal cardinal Paolo Romeo, arcivescovo metropolita di Palermo. Tema del raduno, che aveva anche carattere vocazionale, l'amore quale fondamento della comunità cristiana. Ad introdurre l'incontro l'arcivescovo metropolita di Catanzaro Squillace, Vincenzo Bertolone. Non sono mancati anche i rappresentanti istituzionali. A fare gli onori di casa il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, che ha sottolineato l'impegno degli addetti ai lavori, amministrazione e polizia municipale per rendere la cittadina capoluogo della Calabria accogliente. È andato ai giovani invece il pensiero del presidente della provincia di Catanzaro, Wanda Ferro. Un cammino non solo di fede ma anche di amore e speranza, ha detto la Ferro nel suo intervento. Mentre il prefetto di Catanzaro, Antonio Reppucci, ha sottolineato l'imponente presenza dei giovani, sinonimo di una voglia di fare e testimoniare che è di esempio per questa generazione. Ma l'attesa era tutta per il fondatore del cammino, Chico Arguello, che dal palco di Catanzaro ha lanciato il suo forte messaggio di fede. Donarti non è una questione moralista. Noi non siamo pelagiani né manichei, che tutto dipende da noi. Non è vero. Noi vediamo, come dice Cristo, che l'uomo è schiavo, è diventato schiavo, l'umanità è schiava del demonio, delle concupiscenze della carne, e ha mandato il suo figlio a liberarci di questa schiavitù al demonio e al peccato. Che Dio ha mostrato in Cristo crocifisso è l'essenza di Dio stesso. Dio è questo amore totale, donazione, questa è la verità. A concludere la manifestazione la consegna del Santissimo Rosario ai giovani delle comunità di Diamante e Praia a Mare, protagonisti nel settembre scorso della missione di evangelizzazione tenutasi in Svezia, a Stoccolma.